La partita per la nuova giunta regionale, a qualche giorno dalle elezioni che hanno decretato la vittoria del centrodestra con Marco Marsilio presidente e con la Lega primo partito in Abruzzo, Matteo Salvini già si sarebbe incontrato con il segretario abruzzese del partito Bella Chioma per mettere a punto una strategia e una squadra di governo. La richiesta sarebbe quella di avere 4 assessori in quota Lega, tra cui la vicepresidenza e forse anche l'assessorato tecnico. Secondo indiscrezioni, Salvini e Bella Chioma avrebbero chiesto a Marco Marsilio di varare la nuova giunta regionale non più tardi dell'inizio della prossima settimana. A Marsilio le richieste della Lega, che ha ottenuto, lo ricordiamo, il 27% dei consensi, saranno formalizzate a strettissimo giro. Poi ovviamente ci sarà il discorso da affrontare con tutta la coalizione. Se Marsilio accetterà le richieste della Lega, ci saranno da decidere in sostanza solo altri 2 assessorati, considerando che l'esecutivo è formato da 6 assessori e dal governatore. La vicepresidenza potrebbe andare al più votato, l'Aquilano Emanuele Imprudente. Certo è che anche Fratelli d'Italia vorrà dire la sua. Per l'assessore esterno si era fatto strada il nome di Gianfranco Giuliante, ex assessore ai tempi di Chiodi, ma è ancora tutto da vedere. Le altre 2 poltrone potrebbero andare ad Azione Politica, che ha eletto il consigliere comunale dell'Aquila Roberto Sant'Angelo, e a Forza Italia, ma sono congetture che soltanto all'inizio della settimana prossima saranno confermate o smentite.